continuità con quell'edizione, si è voluto già in quell'edizione anticipare un qualcosa che poi sarebbe stato altamente significativo, ovvero al centro dell'attenzione di Pace c'è una riflessione sulla città come luogo di incontro, di solidarietà, di costruzione di cultura nuova e di speranza nuova da parte proprio della societas, degli uomini, e proprio quando cominciava allora era scoppiato il Covid che ha inibito tutto quanto. Abbiamo passato questi 2 anni e abbiamo rilanciato dopo 2 anni praticamente lo stesso contenuto con un titolo nuovo, Alzati e rivestiti di luce, dopo la notte rinasce la città. Proprio mentre rilanciamo questo capita l'altra tragedia che stiamo vivendo in questi giorni, ovvero scoppio della guerra con un nemico 2 anni fa che era invisibile, che era di fatto costituito da questo virus, e oggi un nemico assolutamente visibile, nemico o perlomeno in guerra, ecco, con responsabilità umane assolutamente visibili e significative, e ancora una volta la tematica della città sembra che sia centrale, perché non a caso faremo tutto un cammino attraverso le città, attraverso Istanbul, Mosca, che c'è stato anche analizzato. Qui vedremo invece a Domodossola tutto quello che ha a che fare con diciamo più che città, ma la realtà dell'Africa rappresentata simbolicamente da un villaggio, che sono i nostri missionari che sono presenti a Bissimafu nel Chad. Considereremo evidentemente la città di Gerusalemme, per poi approdare infine alla città di Roma, grandi città, e in questi giorni non si parla altro che di città nei conflitti. Si parla di Roma, si parla di Mosca, si parla di Kiev, di Odessa, Mariupol, eccetera. Quindi abbiamo effettivamente sempre delle città in pole position, che è il luogo dove le persone vivono e si raccolgono. Non è solo questione di mura, ma è questione di incontro tra le persone. E la guerra spacca, e il tentativo di Passio è quello di offrire un piccolo contributo invece per riunire, per riappacificare, quindi cercare di far crescere quei valori eterni e profondi che permettono la costruzione di una bella civiltà degli uomini.